La campagna elettorale per le presidenziali del 2024 è già cominciata, entrerà nel vivo dopo l'estate, ma sicuramente abbiamo già visto Donald Trump candidarsi ufficialmente, Joe Biden candidarsi ufficialmente, tanti altri candidati o potenziali tali si stanno organizzando in vista della seconda parte dell'anno e in tutto questo molte persone si fanno una domanda. Ma Kamala Harris che fine ha fatto esattamente? The Lakers, now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Benvenuti e benvenute in un nuovo video in cui parliamo dell'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. We refuse to let extremist so-called leaders dismantle our democracy. Già senatrice, già procuratrice eletta in California, che durante questi tre anni fin qui del mandato di Joe Biden alla presidenza è un po' scomparsa dai radar. First of all, is the answer yes? Era stata scelta da Biden ed era diventata vicepresidente tra molte aspettative e anche tra molto entusiasmo. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Eppure fin qui non ha lasciato molto il segno. Cerchiamo di capire perché e cosa questo può comportare nella campagna elettorale e nel voto poi del 2024. Prima di parlare di Kamala Harris, dobbiamo parlare però di che cosa fa il vicepresidente degli Stati Uniti, di che cosa può fare, di che poteri ha e di cosa non può fare, altrimenti non sappiamo come giudicarla. E a questo scopo devo raccontarvi una serie di piccole storie che permettono di inquadrare questo ruolo, perché norme alla mano, costituzione alla mano, la verità è che il vicepresidente non ha nessun potere. L'unica cosa che può fare, anzi sono due, sono anche importanti, però sono piuttosto piccole. La prima è che dovesse morire il presidente e il vicepresidente a succedergli. Però, appunto, questo è un potere che non esiste finché non si manifesta la necessità di utilizzarlo. Il secondo potere è qualora il risultato di un voto al Senato sia in parità, e quindi 50 voti sì, 50 voti no, il vicepresidente, che è anche formalmente presidente del Senato, può esprimere il voto che decide di fatto chi vince quella singola consultazione. Kamala Harris lo ha fatto molto nei primi due anni del mandato di Biden, perché al Senato c'erano proprio 50 democratici e 50 repubblicani. Questo però non l'ha resa particolarmente rilevante sul piano politico, anzi l'ha costretta a restare a Washington mentre magari avrebbe potuto o dovuto andare all'estero, in altre parti d'America, per fare la vicepresidente, per raccontare i risultati, i progetti dell'amministrazione. Lei non poteva muoversi da Washington perché in caso di necessità doveva andare al Senato, a volte anche di corsa, per esprimere il voto decisivo. A parte questi poteri, il vicepresidente non ha diritto di fare molto altro, tanto che per un sacco di tempo nella politica americana questo incarico è stato considerato un incarico un po' maledetto, un incarico nel quale le carriere vanno a morire, non un trampolino che ti permetta poi di fare altro. Avevo raccontato alcune di queste storie nel mio secondo libro, che si intitola Una storia americana, e allora voglio leggervele invece che raccontarvele così a voce, così facciamo prima e forse è anche più efficace. Perché? Perché quando chiesero al presidente Dwight Eisenhower, per esempio, di citare almeno una o due decisioni importanti in cui l'apporto del suo vice era stato fondamentale, sapete cosa rispose Eisenhower? Se mi date una settimana, forse mi viene in mente qualcosa. Il primo vicepresidente in assoluto della storia americana, John Adams, disse che quello era l'incarico più inutile mai inventato dall'uomo. Un importante senatore dell'Ottocento, che si chiamava Daniel Webster, si rifiutò di fare il vice spiegando di voler essere seppellito soltanto una volta morto. Benjamin Franklin suggerì di chiamare il vicepresidente con il titolo Sua Superfluità. Molto bello. Thomas Riley Marshall, che fu il vice del presidente Wilson, disse che il vicepresidente è un uomo in perenne catalessi, perché è perfettamente consapevole che intorno a lui tutto si muove, ma anche che quello che si muove non lo riguarda. Quando lasciò l'incarico, questo vicepresidente lasciò un biglietto nella scrivania per il suo successore. Sapete che è una tradizione che vale anche per i presidenti. Prima di andarsene lasciano un biglietto per chi arriva dopo. Sapete cosa lasciò questo vicepresidente al suo successore? Lasciò un biglietto con scritto sopra: "Hai tutta la mia solidarietà".
Insomma, ora, al di là del fatto che queste storie facciano ridere, ma sono tutte vere, il vicepresidente è stato considerato a lungo un incarico un po' ingrato perché, non avendo poteri, di fatto fa o non fa soltanto quello che il presidente decide che quella persona possa fare o non fare. Le uniche responsabilità che ha sono quelle che gli delega il presidente. Questo lo prevede la Costituzione e per questo non c'è possibilità di una dialettica politica alla luce del sole tra presidente e vicepresidente. I rapporti non sono sempre ottimi, anzi, proprio per questo i rapporti capita che siano anche burrascosi, ma non c'è la possibilità che un vice vinca una battaglia politica contro il presidente. È il presidente che ha tutti i poteri e il presidente che decide cosa fa il vice. Per questo ci sono stati nella storia, anche nella storia recente, dei vicepresidenti molto importanti. Dick Cheney, per dirne uno, il vice di Bush. I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. Ma anche Joe Biden, quando era vice di Obama, aveva grosse responsabilità. Perché? Perché in quel caso i presidenti, Bush da una parte, Obama dall'altra, avevano scelto di delegare molto ai loro vice perché si fidavano molto, evidentemente, perché pensavano che potessero essere efficaci. Ora, perché un presidente dovrebbe delegare qualcosa al suo vice? Perché pensa che quel vice possa essere molto bravo, molto brava, magari anche più bravo di lui a fare qualcosa. Pensate a Obama e Biden perché è l'esempio perfetto. Obama diventa presidente che è un senatore con pochissima esperienza soprattutto in politica estera, ed è il primo presidente afroamericano della storia. Lui ha poca esperienza anche al Congresso, è stato al Senato in tutto 4 anni prima di fare il presidente. Quindi cosa serviva a Obama? Un vice che conoscesse molto bene il Congresso, potesse quindi gestire i negoziati, i passaggi delle leggi, un vice molto esperto in politica estera, un vice che fosse in qualche modo una figura rassicurante visto che lui esprimeva questa grande novità. Biden permetteva di mettere un check su tutte queste categorie e quindi Biden fu molto utile a Obama, per esempio, nei rapporti col Congresso o in politica estera. Quando Biden diventa candidato alla presidenza e sceglie Kamala Harris, pensa che possa accadere qualcosa del genere, cioè che i loro profili si possano completare. Biden è piuttosto anziano, maschio, bianco, appartiene a una generazione politica, ma vi dirò anche a un pezzo d'America sul piano geografico che è un'America un po' del passato, mentre Kamala Harris è una donna non bianca, sarebbe diventata la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, è una procuratrice, quindi ha molte competenze in materia giudiziaria e soprattutto è rappresentante esemplare di un'America nuova, di un'America che somiglia molto più a lei che a Biden, un'America che guarda un po' più al futuro. Si pensava quindi che quantomeno sul piano della comunicazione, dell'efficacia, dell'immagine, ecco, Harris potesse essere un ottimo abbinamento con Biden. E se ci pensate, durante quella campagna elettorale, quella del 2020, fu effettivamente così. Questa squadra funzionava. Biden sicuramente scelse Harris anche in virtù del fatto che, vi ricordate l'estate del 2020? Vi ricordate le proteste dopo la morte di George Floyd? Era il caso per il partito e per lui di dare un segnale politico molto forte a quelle persone. E quel segnale passava anche dalla rappresentanza. La rappresentanza passava in quel caso dallo scegliere una donna non bianca come candidata alla vicepresidenza. Questa nomina e poi l'elezione alla vicepresidenza per Kamala Harris sono stati un gran salto, perché lei fino a quel momento aveva fatto politica soltanto a livello locale. Era stata senatrice federale, sì, ma i senatori, come sapete, vengono eletti nel loro stato. Dove voglio arrivare? Kamala Harris, fino al 2020, era stata sempre eletta solo e soltanto nel suo stato, cioè in California. Non aveva mai dovuto rivolgersi a un elettorato diverso da quello californiano, e l'elettorato californiano non è l'elettorato americano. In California i democratici vincono con oltre il 65% dei voti. Nella città di Kamala Harris, che è San Francisco, i democratici vincono con l'80% dei voti. Chiaramente rivolgersi a quelle persone lì, a quell'elettorato lì, non è come rivolgersi all'elettorato di tutta l'America. E questa è stata la prima vera difficoltà di Kamala Harris, direi ancora non superata. Una certa fatica nel parlare a un pubblico molto diverso da quello che lei era abituata a conoscere nella sua carriera politica precedente. Ma ci sono anche altri problemi. Il salto alla politica nazionale di Kamala Harris è stato complicato fin da subito, anche da prima che Biden la scegliesse come vice.
Lei si era candidata alle primarie del 2020 e forse non ve la ricordate, perché la sua campagna elettorale stava andando ed è andata così male che si ritirò addirittura prima che cominciassero le primarie. Perché? Una ragione ve l'ho appena detta, ma ce ne sono almeno altre due. La seconda è che Kamala Harris ha sempre avuto degli staff piuttosto litigiosi. Ora, organizzare e tenere in piedi una campagna elettorale, un comitato, ovviamente non può essere fatto dal candidato o dalla candidata da soli. Devi affidarti a delle persone che prenderanno decisioni per te e, chiaramente coordinandosi e tutto, che devono avere una certa libertà. Persone che di fatto gestiscono il comitato. Ora, nel comitato di Kamala Harris e in generale nei suoi staff non si è mai capito davvero chi comanda. Ci sono delle persone di cui lei si fida, ma che poi tende a cambiare con grande rapidità, è successo anche alla Casa Bianca. A lungo ha lavorato con sua sorella e mettere in uno staff i funzionari di professione e i parenti è spesso una ricetta per il disastro, perché non si capisce chi ha il vero potere, perché qualcuno ha un legame col candidato o con la candidata molto più forte e speciale di quello degli altri. Insomma, il suo staff non funzionava, il suo messaggio non funzionava e lei, e questa è la terza motivazione, sembrava priva di una vera ragione per candidarsi alla presidenza se non per il fatto che potesse essere eletta. Ma quando chiedevano a Kamala Harris ma perché lei vuole fare la presidente, la risposta suonava un po' posticcia, non era molto convincente, non si capiva quale fosse la forza, no, che spingesse Kamala Harris e che dovesse portarla alla Casa Bianca. Why are you the best, capable, the strongest Democrat to defeat Donald Trump? Well, Andrea, let's start with this. I love my country. I love my country. But 17 or more other Democrats say that they love their country. Why are you better than they? I think the voters will decide, ultimately. Queste cose potevano anche non essere un problema una volta che Kamala Harris è stata scelta da Joe Biden come vice ed è arrivata alla Casa Bianca, nel senso che alla Casa Bianca c'è uno staff molto più ampio che quello appunto del presidente e del tutto il complesso della Casa Bianca. Le cose da fare te le dà da fare il presidente, la missione è quella del presidente. Se tu, diciamo, esegui i compiti e ti ritagli sul piano mediatico uno spazio, diciamo, di utilità al presidente, mandiamo Kamala Harris in TV perché è molto brava, mandiamo Kamala Harris a fare quel comizio perché sicuramente se la caverà benissimo, può ritagliarti un certo spazio. Con Kamala Harris tutto questo non è accaduto. Perché? Is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? And for President Duda, I wanted to know if you think and if you asked the United States to specifically accept more refugees. Okay. A friend in need is a friend indeed. Okay, I can first. Okay, so this time. Szanowna pani redaktor. Innanzitutto, Kamala Harris è stata una candidata alla vicepresidenza preziosa in campagna elettorale, ma poi, nell'atto del governo, a Biden effettivamente serve poco. Nel senso che se si tratta di negoziare col Congresso, Biden ha fatto 40 anni al Congresso, Kamala Harris ne ha fatti, credo, 4 o 6. Lui ne sa molto più di lei, ha molti più legami di lei. Se si parla di politica estera, di nuovo, Biden è stato presidente della Commissione Esteri del Senato, evidentemente ha molta più esperienza di Kamala Harris, che ha fatto la procuratrice. Ha molte competenze in materia giudiziaria e di giustizia penale, ma non è mai andata a fare politica estera, incontri con leader mondiali in giro per il mondo. La sua vera forza doveva essere comunicativa, nel raccontare i piani dell'amministrazione in un modo più efficace di quanto riesca Biden, che può avere anche delle qualità, ma certo non ha una grande efficacia oratoria, no? Tra queste, eppure anche su questo fronte le cose non hanno funzionato. Un po' perché Biden ha delegato a Kamala Harris delle questioni su cui era complicato cavarsela bene. Per esempio, Kamala Harris si è occupata di diritto di voto, di proteggere il diritto di voto negli stati del sud che lo vogliono comprimere, soprattutto per gli afroamericani, ma erano in gran parte battaglie perse perché poi dentro ogni stato i singoli stati possono fare quello che vogliono. Oppure Biden ha detto a Kamala Harris vai a occuparti di immigrazione, soprattutto delle cause dell'immigrazione, e quindi vai in Honduras, al Salvador, in Messico, in Guatemala a cercare di far sì che meno persone soffrono al punto da dover partire per raggiungere gli Stati Uniti.
che voglio dire, ci sono lavori difficili nel mondo e questo forse si piazza nella top 5. Non è che arriva una persona e risolve i problemi economici, di corruzione, di disagio sociale a ogni livello di un paese come El Salvador, per esempio, come il Guatemala. È proprio rispetto alla comunicazione e sull'immigrazione che Kamala Harris ha avuto i due più grandi incidenti. Ci metto qui dei pezzettini di video che poi ti giro. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Una volta, per esempio, andò in Guatemala a rivolgere in modo molto solenne un appello alla popolazione dicendo: non partite, non venite negli Stati Uniti. Era chiaro il messaggio, no? Il messaggio era: venire è troppo pericoloso perché il percorso irregolare, quello che fai nei mani dei trafficanti per raggiungere l'America, è un percorso che passa da deserti da attraversare, da giungla, da un sacco di persone che possono farti del male. Diceva Kamala Harris: entrate legalmente nel paese, ma in quel momento, e in parte ancora oggi, non c'erano modi legali per entrare negli Stati Uniti se tu venivi appunto dal Guatemala. Quel discorso quindi passò come un discorso molto insensibile, un discorso che fu odiato dalla sinistra, anche da buona parte dei democratici, mentre la destra diceva: e voi pensate così di risolvere il problema dell'immigrazione? L'altro incidente, sempre sull'immigrazione, avvenne nel corso di un'intervista in cui lei peraltro se la stava anche cavando benino. Non era un'intervista ostile, ma il giornalista le chiese perché, nonostante tutti i problemi che abbiamo al confine con il contenimento dell'immigrazione irregolare, lei non è ancora stata a visitarlo il confine. E Kamala Harris si incartò, si mise a ridere, cercò di cavarsela con una battuta sarcastica che però peggiorò le cose. Insomma, un guaio. Do you have any plans to visit the border? I'm here in Guatemala today. At some point, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. You haven't been to the border. I haven't been to Europe. I don't understand the point that you're... Si pensava che la sentenza sull'aborto della Corte Suprema, quella che ha abolito il diritto ad abortire in tutti gli Stati Uniti, potesse darle una nuova centralità, non fosse altro perché parliamo della prima donna vicepresidente, la prima donna alla Casa Bianca. How dare they try to deny women their rights and their freedoms? Eppure nemmeno questo ha ottenuto dei risultati. Kamala Harris si è data molto da fare, ma il suo tasso di popolarità non si è mosso e, come vedete in questo grafico, oggi sta sotto il 40%. Se Biden soffre con la sua popolarità e non è certo oggi un presidente molto popolare, la sua vice è persino meno popolare di lui. Siamo al punto in cui qualche settimana fa il New York Times ha scritto un articolo per raccontare di queste difficoltà di Kamala Harris. Per farlo ha sentito molte persone informate, a lei vicine magari anche alla Casa Bianca, tra cui suoi sostenitori, persone che lavorano con lei, persone che parlano bene di lei, e il New York Times scriveva: persino parlando con loro, alcune di queste persone ci hanno detto di aver perso speranza in Kamala Harris, di pensare che non possa invertire la rotta. When we talk about the children of the community, they are a children of the community. Well, we are the United States of America because we are united. And we are states. In questa specie di tempesta mediatica, e non solo, da cui Kamala Harris non è ancora riuscita a risollevarsi, bisogna sicuramente tenere conto del fatto che Kamala Harris è sottoposta a un livello di scrutinio, di attenzione, di severità nel giudizio da parte dei media e della popolazione, molto diverso da quello che di solito attribuito ai politici uomini, ai politici bianchi. Non è una novità, non è niente che ci stupisca, però allo stesso tempo non possiamo non dirlo. Su Kamala Harris c'è uno standard, un'esigenza molto superiore rispetto a quello che succede, faccio l'esempio più facile, a Trump, che è stato condannato per molestie sessuali praticamente l'altro ieri, che ha una lista infinita di gaffe che in confronto Kamala Harris è sempre impeccabile. Eppure a Trump tutto questo non viene imputato come vengono imputate a lei cose molto meno gravi. Per cui qualcuno potrebbe chiedersi: ma Kamala Harris, perché Biden non la sostituisce? È una scelta molto complessa, perché sostituire una vicepresidente con un'altra, magari tra una campagna elettorale e l'altra, è un gesto molto traumatico. Innanzitutto apre una lotta per la successione, una lotta tutta interna al Partito Democratico, fatta quindi di attacchi intestini. È una lotta che lascerebbe sicuramente qualcuno scontento, e non vuoi spaccare il partito alla vigilia delle elezioni.
È una lotta che peraltro farebbe sì che il Partito Democratico per un po' di tempo parla di quello lì e non dell'inflazione, parla di chi scegliamo come nuovo vice e non dell'immigrazione. Nessuno vuole qualcosa del genere in piena campagna elettorale. Biden quindi non può che sperare che Kamala Harris inverta la rotta, anche perché, essendo Biden così anziano, chi è il suo vice, chi è la sua vice, conta parecchio. Kamala Harris non potrà nascondersi durante questa campagna elettorale e dovrà essere, secondo me, un po' meno la Kamala Harris di questo libro, che è il libro che lei scrisse prima di candidarsi nel 2020, ed è un libro, scusate, terribile. C'è un libro in cui io l'ho letto ovviamente perché mi devo documentare, è incredibile quanto poco ci sia di sostanzioso in un libro con tutte queste pagine, e dovrebbe invece Kamala Harris diventare molto di più la Kamala Harris del suo precedente libro che ho in ebook, quindi ve lo mostro così, Smart on Crime. È un libro che lei scrisse quando era procuratrice in California, in cui raccontava di come si potesse essere non tanto duri contro il crimine, che oggi è un grave problema in America, ma efficaci contro il crimine, che non ci fosse soltanto un divario e una lotta tra chi dice buttiamo la chiave, mettiamoli tutti in galera, mano pesante, e chi dice apriamo le galere, ma ci fosse una posizione intermedia intelligente, da cui Smart on Crime. Questo libro e queste idee lanciarono la sua carriera politica in California. Oggi Biden avrebbe molto bisogno di una Kamala Harris che, da vicepresidente donna, da vicepresidente non bianca, sappia parlare per esempio di criminalità con questo tipo di lucidità. O Kamala Harris diventa un asset di questa campagna, o potrebbe essere una delle principali responsabili, suo malgrado, del suo eventuale fallimento. We're about to bake my Graham's famous monster cookies. I am a Kamala captain and the high school organizing lead here in Dubuque. This election will be the first one I'm able to participate in, and I cannot wait to caucus for Kamala Harris. You can do it one-handed. Wow. Yeah. Huh? Yeah, okay. Di queste cose, come di moltissime altre, parleremo ancora nel corso dei prossimi mesi. Ci stiamo avvicinando piano piano alle elezioni del 2024, alla campagna elettorale, diciamo, visto che ancora deve proprio arrivare il 2024. Se non volete perdervi altri video sulla campagna elettorale americana, ma anche altri video in generale sulla cultura statunitense, sulla politica, sui posti da andare a vedere in vacanza negli Stati Uniti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci sentiamo presto al prossimo video. Ciao! Oh my god, I'm looking at this guy. Oh, look at how that just bends. Uh-huh. Right? Yeah, they're like soft. Mm. You like it? Mm-hmm. Good. Mm. Good first monster cookie. Oh yeah. It's just a peanut butter oatmeal chocolate chip cookie in one. Mm-hmm. I now realize what this is. It's like the best things all together. Mm-hmm.